Un viaggio tumultuoso, una giornata veramente, insomma, per arrivare dove siamo arrivati. Albergo nuovo. Vogliamo vederlo dopo la sigla. Sembra di essere finita Dynasty quando i Colby e i Carrington della serie di Rita questi prego tutte Rablen ma tu sei Concetta Mobili ma sono delle lente posto, guardate qua, dai, vabbè, tutto un po' oro. Oro, sì. Ci abbiamo anche, che cosa ci abbiamo finché? Gli orsetti Haribo, Sì, ci hanno regalato gli città. orsetti. E perché gli orsetti? Della Ma allora non sappiamo ancora dove stiamo. Dove stiamo oggi? Aspetta. Siamo Siamo a a Essen. Essen. Nel distretto della. Sì, questa è la regione del Ruhr, il ciume che passa da Sì, qui. sì, sì. È esattamente dove ci sono state le alluvioni. Ci siamo anche noi. Anche noi L'acqua volevamo che venire perché porta. noi qua volevamo venire. Va Solo bene. che questa è la Renana Vetslavia e quella è la Renania Palatina che si è Va bene, in allagata. ogni caso andiamo a vedere il bagno. Guardate che bagno, è una cosa enorme. Guardate, col servizio cortesia, creme, cremine e forse dischetti e... Sì, ci sono i dischetti e cotton fioc. Asciugamani, asciugacapelli, c'è tutto, c'è tutto. Perfetto. Abbiamo anche, come abbiamo guardato, il frigo bar. Qua c'è una vetrinetta con i bicchieri, col tirabuchon, no, quello è un cavatappi normale, e il servizio cortesia. Sei contento con gli amenities? Sì. Sì, dovete sapere che Rosario è sruccioculiato per tutte le scale della stazione centrale. Come Sì, stai? bene. Sì, Sì, sicuro? Non ti fa male il ginocchio? no. Sicuro? Va bene, dopo. Oggi The Ford ci porta in un posto molto carino che si chiama Essen e che è dove è che stiamo adesso? Hans? Non c'è scritto nessuno. Anzi, che prego, anzi le credo. Anzi, le credo, vabbè, comunque in mezzo alla foresta. Siamo da sì. Ci sta, Hans Mittelwood, qualcosa Qui in del Germania, genere. se non è questa qui, non entra nei Non è locali, nei ma questa locali. proprio. Esatto, niente, devi avere questa chirurgica. Ci hanno fatto entrare, sa, Chiaro, questa. tutto a posto. Cosa mangeremo stasera? Lo scopriremo fra Qualcosa di poco. più occidentale. In mezzo alla foresta, senti il lupo dove va? Che te mangi? Oggi si fa sul burger. Sì. Voglio anch'io questa salsa delle patate. Mettitela. È carino però, eh? Vai. Signor Bishop, spiegami questa cosa qua, cacciatic, questo lupo tutto contrario con l'agnello messo così. Cioè Sarà una storia. l'agnello che vince sul lupo? Siamo al Duomo di Essen, chiesetta protestante, penso. Ma Sì, no, non mi ok. faccio lì. E te? Essa è una città È una città amena molto, nella. molto amena, di comunità multietnica, anzi forse monoetnica se vogliamo, ma non tedesca. Valle del Ruhr. Ma non si va davanti al Duomo, no? No, no, non ci Come sta. di là? Di là, sta niente, di là, che si... non Devi riesce vedere la a vedere. faccia di questo duomo, Potete però. vedere la Io faccia, ho secondo me visto sulle foto una rimarrà faccia. deluso. È tutta ultramoderna. Essen, un acronimo tedesco che significa cibo, Ah. mangiare. Però si dice che magari è solo una trasposizione moderna perché il vero nome era a che fare più con quelli che erano i pini e gli abeti che stanno nelle foreste che stanno qua. Tutto a posto. Comincia brutta gente. Ma già dice la verità, tutti pari. Non ci piace quello che abbiamo visto, adesso non ci piace. Proprio È brutta. proprio tedeschia. No, ma non è perché tedeschia, è perché c'è proprio brutta gente, è diverso proprio. No. Non mi sento tutelato. A cominciare. Ecco, questa è la parola giusta. Facciamo così. Va bene. Ma i nostri scopi sono altri. Siamo qui solo Vi per abbracciamo. appoggio.
Ok. Ma roba potesta chiesa, Rosa. Adesso sto cancello. Non ce n'è chiesa, non ce n'è faccia. Ma come no? Sì, ma è là dentro. E non ci puoi entrare. Procediamo. Volevamo un dessert, allora siamo stati da McDonald's, siamo andati a McDonald's, tanto per non fare pubblicità. E nei McDonald's tedeschi e francesi c'è già la cioccolata. Cioè, non è shakerato, è proprio cioccolata. E c'è anche a fragola. Quindi qualche cosa? No. Altro che hotel no? Tutto a posto. SN oscena, non mi dici mai. Va bene, procediamo. Allora, chiudiamo il nostro video di Essen. Piccola picciò, perché non c'era poco da vedere. Il video c'era poco da vedere, non c'era granché da fare. Diciamo che è stata la nostra il nostro dormitorio per andare al movie park. Ma spieghiamo perché non c'è niente da vedere. Spieghiamo. Essen nasce come città industriale, perché a livello economico è molto importante per questa regione della Germania. Nasce con le miniere di carbone prima e con le acciaierie della Krupp, no? Quello, il grande ingegnere Krupp, soldini della Ceri. Quindi la gente che si era tornata qui per venire a lavorare, capito? Poi se ci metti che è stata bombardata diverse volte durante la seconda guerra mondiale, qua attorno qua è rimasto in piedi soltanto il Duomo col tetto di ferro. E attorno al Duomo non esiste più una casa vecchia, esistono tutti blocchi di cemento nuovi, moderni, capito? E la gente si è radunata in villaggi intorno a questi blocchi di cemento, infatti c'erano varie Essen, diciamo, dei sobborghi. Tutto a posto, per oggi abbiamo dato, ci vediamo a un'altra destinazione, si spera più storica, più architettonica, eccetera, eccetera, ma sicuramente sarà così. No, sicuro è così. Sì, lo vedrete. Ciao.